fatto di Marcotti, format esclusivo di Le Fonti TV, come ogni settimana, va a sondare un po' il terreno rispetto alle notizie che ascoltiamo continuamente, ma intorno alle quali magari, insomma, abbiamo voglia anche di dire la nostra. E allora io la dico con Giancarlo Marcotti, che saluto, anzi lui soprattutto dice la sua. Ciao Giancarlo, benvenuto, bentrovato sulle Fonti TV. Grazie Manuela, e come di consueto un saluto a tutti gli ascoltatori. Però insomma anche i nostri amici possono parlarci sia durante la diretta ma soprattutto poi con il video on demand che viene pubblicato sul nostro sito e sul nostro canale YouTube, dove ci sono solitamente tantissimi commenti e che poi noi leggiamo perché poi ci servono anche per le puntate successive, anche perché di settimana in settimana insomma i collegamenti ci sono sempre. Quindi per quanto riguarda il live, se volete scriverci c'è il nostro numero di WhatsApp, oppure siamo live anche sulla nostra pagina di YouTube con la live chat aperta, quindi potete scrivere, non c'è censura, potete dirci quello che credete. Allora, Giancarlo, facciamo vedere insomma, un po' gli argomenti che abbiamo selezionato per questa puntata. Intanto scenari economici e politici che serve un po' da introduzione e poi il nuovo governo tra conferme e primi geli, facciamo il punto. Ovviamente il gelo è quello tra Giorgia Meloni e Silvio Berlusconi, ma insomma i due dovrebbero sistemare le cose, vedremo. E poi bollette sempre peggio, oltre 4.700 euro a famiglia nel 2023, perché ancora ho deciso di mettere in evidenza questo dato, perché è la priorità del governo nuovo che si sta formando, quella della crisi energetica e di conseguenza gli aiuti alle imprese e alle famiglie. E poi Cina, via al 20° congresso del Partito Comunista con Taiwan al centro, non solo. Xi Jinping ha parlato dell'economia cinese, ha parlato della politica Covid zero, insomma, e poi ovviamente la questione di Taiwan. E ancora midterm, USA, l'America verso il voto, e poi, vabbè, insomma, Cina, USA, i rapporti, lo sapete, deteriorati, e poi perché il dollaro rimane così forte, una questione sempre aperta, sia nelle nostre dirette, ma in generale nel mondo economico-finanziario e tra gli operatori del settore. E allora l'ho buttata lì, la butterò lì anche a te, Giancarlo. Allora, passiamo subito a non tanto agli scenari economici e politici, ma al nuovo governo. Come ti sembra stia procedendo? Insomma, siamo nella fase delle nomine fondamentalmente. Poltrone, tu sì, tu no. Chi è meglio, chi è peggio? Berlusconi, Meloni, che insomma hanno. Si sono un po' pizzicati, ma pare che dovrebbero riuscire a raggiungere un accordo. Prego. Beh, sono costretti a raggiungere un accordo, altrimenti farebbero proprio una figuraccia. Quindi, diciamo che l'accordo ci sarà, poi sarà un accordo, tra virgolette, armato, nel senso che almeno quel famoso biglietto in mano a Berlusconi non è che fosse molto gentile nei confronti della Meloni. Quindi è un accordo che è dovuto perché non possono fare altro, ma non è un vero e proprio accordo. Quindi questo governo pensavo che nascesse sotto migliori auspici, invece vedo una litigiosità che non mi aspettavo. Ma non fa parte della normale dialettica politica, Giancarlo, perché poi sai, è vero che la coalizione è formata da, come dire, forze politiche che in qualche modo si assomigliano, ma di fatto restano dei partiti diversi. È vero quello che dici, però io penso che una parte, diciamo, della motivazione per cui il centrodestra aveva vinto era che si è presentata alle elezioni come compatto, mentre il centrosinistra era in frantumi, il centrodestra dava l'idea appunto di compattezza. Quindi non mi aspettavo questo inizio così burrascoso. Hai perfettamente ragione, però chiaramente sottolineando che sono partiti diversi, con
con ovviamente delle visioni diverse su alcune cose, Ok. quindi Tanto mi fa questo è vero. sorridere un messaggio di Paolo che scrive: vabbè, non so che cosa intenda con vabbè, dici, cioè, insomma, il governo, vabbè che non vuoi me Marcotti, che potrebbe anche essere, insomma, però noi qua siamo e qua rimaniamo, però lo dico con un sorriso, no, magari si riferisce a qualcosa che è già stato detto. E per quanto riguarda diciamo, la prima parte dell'opposizione, cioè il ruolo che sta giocando in questo momento l'opposizione, come lo valuti? Perché poi ieri abbiamo visto anche un tweet di Giorgia Meloni riferito a Enrico Letta, insomma, ha detto, bah, insomma, quello che stanno dicendo le opposizioni è un insulto nei confronti dell'elettorato che comunque, piaccia o non piaccia, ha deciso per il centrodestra. Ma allora, dunque, c'è stato già un primo sondaggio post-elettorale e mi è sembrato curioso, infatti l'ho anche citato, perché, vabbè, forse non è molto sorprendente, però Fratelli d'Italia è ancora in aumento, Sì. mentre sulla parte diciamo del centro-sinistra perde un punto il Partito Democratico e lo guadagna il Movimento 5 Stelle. E quindi questo, ecco, forse non è troppo sorprendente, però mi fa capire una cosa, che da quelle elezioni, purché il Partito Democratico abbia preso comunque il 19%, e il 19% era un livello superiore a quello di 5 anni fa, ricordiamocelo sempre, però è come se fosse uscito lo sconfitto. Quindi, mentre il Movimento 5 Stelle, che aveva preso la metà dei voti che aveva preso 5 anni prima, è uscito da queste elezioni come il vittorioso. Quindi, non lo so, ci sono delle cose un po' strane, cioè i numeri dicono una cosa, il sentiment dice un'altra. Vabbè. Ok, vedremo un po' se le due cose andranno, sai, spesso accade questo, no? Vedremo poi come si combineranno le due questioni. Intanto c'è già un amico che è interessato all'aspetto del dollaro di cui parleremo. Vedete un futuro crollo del dollaro, dovesse crollare, che scenari si potranno verificare? Poi ci arriviamo, quindi parleremo anche di questo. Allora, andiamo sulle bollette, nel senso che è molto immediato il collegamento, perché lo ha detto anche Giorgia Meloni, ma insomma la priorità è quella di risolvere in qualche modo questa crisi energetica. L'Europa è un po' latitante, insomma, settimana prossima dovrebbero esserci nuovi accorgimenti, ma diciamo che siamo veramente, anche Confindustria l'ha detto, se l'Europa non ricomincia a fare l'Europa, la situazione diventa ancora più grave, stangata da 4.724 euro a famiglia tra luce e gas nel 2023, peraltro aumenta anche la platea dei morosi, di coloro che non pagano, non riescono a pagare le bollette, non perché non vogliono pagarle, ma perché non ce la fanno. Cosa commenti? Insomma, questa veramente è una sfida enorme, per l'Italia, non solo per l'Italia, l'ho detto, però insomma il governo dovrà farsene carico immediatamente. Ma io la vedo un po' in questa maniera, l'hai già detto tu, una sfida enorme. Tutti si girano verso Bruxelles e Bruxelles resta immobile. E allora, Io i vari addirittura ho detto stati. è latitante, ma è ancora peggio, come se fosse fuggita, no? Però ecco. Esatto. E allora cosa succede? Che i governi cercano di fare loro, quindi la Spagna mette in campo un proprio. Così, una propria iniziativa, la Francia un'altra, ognuno insomma cerca di uscire da questa situazione. Adesso in Italia abbiamo appena votato, quindi non c'è ancora un governo, ma senz'altro sarà il primo problema che dovrà affrontare la Meloni. Quindi anche l'Italia poi metterà in campo una propria iniziativa. Insomma, sì, la Germania non ne parliamo, è stata la prima. Quindi ecco, questa sfida delle bollette, del caro energia, ha insomma evidenziato i problemi dell'Europa, ecco, mettiamola in questa maniera. Ecco, E
Sì, beh, sì. Dico, il Confindustria anche Lo ha lo ha sottolineato. praticamente. Sì, mi ha colpita la frase proprio che ha detto Bonomi, Carlo Bonomi, il presidente di Confindustria, se l'Europa non fa l'Europa, è come dire che non la sta facendo, insomma, è qualcosa di semplicissimo, ma insomma l'ha detto chiaramente e noi ne abbiamo parlato più volte. Ti voglio chiedere un'ultima cosa rispetto sempre alla questione della inflazione, al di là del fatto che è stata confermata la stima 8,9% per l'Italia, ma insomma ormai abbiamo capito che l'inflazione è il problema del momento, però si parla poco, secondo me, Giancarlo, volevo capire cosa ne pensi tu, del carrello della spesa, cioè degli alimentari. Le bollette ovviamente sono importantissime perché bisogna pagarle, se non si possono pagare è un grosso problema, ma se non riusciamo più a fare la spesa, credo che, insomma, non so cosa sia peggio. Eppure non si parla tanto di questo, a mio parere, e abbiamo visto che a far aumentare il livello dell'inflazione c'è il carrello della spesa che diventa sempre più pesante in questi termini. Allora, sì, è però concepibile nel senso che andiamo incontro alla stagione per cui le bollette sono care per la stagione e quindi inevitabilmente l'argomento cade lì. Non che ovviamente sia meno importante il carrello della spesa, però è chiaro che le Ma mangiare bisogna bollette. mangiare tutti i giorni, eh? Cioè, poi vabbè, possiamo anche mangiare un giorno sì, un giorno no, e ci manteniamo in forma, è una battuta ovviamente, però bisogna mangiare tutti i giorni. È vero, ripeto, il patto secondo me è l'impatto, cioè se una persona al supermercato trovava un pacco di pasta a 1 euro e adesso lo trova a 1,10 euro, 1,20 euro, anche se è aumentato del 10, del 20%, quindi un aumento sensibile. Però ha un impatto diverso di una bolletta che ricevevamo di 100 euro e che adesso la Ok, riceviamo a 200 euro. certo. Sì, e poi c'è tutta la platea di persone purtroppo che deve rivolgersi alle associazioni per andare a prendere un pasto caldo, perché non può comprare il cibo e anche non può scaldarlo, perché poi c'è questa doppia situazione. Allora, va bene, vedremo, insomma, questa è la prima sfida che deve affrontare il governo. Andiamo in Cina adesso, Giancarlo. Insomma, è stato il presidente cinese Xi Jinping, ha aperto ieri il 20° congresso nazionale del Partito Comunista. Dovrebbe affidargli questo terzo mandato, peraltro inedito perché è stata cambiata anche la Costituzione, perché insomma, per volere suo fondamentalmente, perché evidentemente vuole detenere il potere vita natural durante. E allora, qual è la situazione cinese? Nel senso, abbiamo politica Covid zero su cui Xi Jinping insiste. La popolazione non è molto per la quale, perché ovviamente l'economia ne è uscita fortemente penalizzata. Abbiamo una disoccupazione giovanile al 20%, le stime di crescita che sono praticamente dimezzate per il prossimo anno, ma lui insiste. E poi lui ovviamente ha parlato dei progressi fatti a livello economico, mettendo da parte un attimo il Covid negli ultimi anni. Allora, cosa ti senti di dire rispetto anche al discorso che ha fatto? Poi c'è ovviamente il tassello Taiwan che è fondamentale. Proprio qua, Manuela. Allora, la politica Covid zero veramente non riesco a comprenderla. Tra l'altro, almeno passano queste notizie, ci sono stati persino in Cina delle manifestazioni di protesta contro questa politica, appunto. Quindi, insomma, pensare a manifestazioni di protesta in Cina, insomma, vuol dire che il popolo è abbastanza esasperato se si arriva a quello anche in Cina. Ma al di là di questo, Manuela, Sì. è vero, ovviamente, sì, ha cambiato la Costituzione, adesso è praticamente l'imperatore, ma comunque la cosa principale, secondo me, è quella questione Taiwan, perché non dobbiamo naturalmente sottovalutare la questione ucraina, perché sappiamo che Non ne ha conseguenze ha. parlato, peraltro, volevo arrivare anche lì, non ne ha parlato. Certo, no, ma sappiamo la posizione cinese che si è Certo.
È proprio una posizione di non tanto di neutralità, proprio Si è cerca di non defilata, entrare. esatto, sì. Esatto. Ma la questione Taiwan invece riguarda Cina e Stati Uniti, non riguarda Cina e Taiwan. Cioè, non è come Russia e Ucraina, è qualche cosa di più, perché Biden lo ha detto in maniera esplicita. Cioè, entreremo in un eventuale conflitto qualora la Cina avesse, insomma, prendesse la Cina. Poi loro per la Cina Taiwan è Cina, quindi noi lo consideriamo ancora come se fossero due paesi diversi, ma lì il problema è veramente molto molto serio, molto molto grave, e qualora dovesse davvero accadere qualcosa di grave, lì entrerebbero in campo due grandi potenze, la cosa potrebbe essere molto seria, insomma. Quindi Ok, sì. questo congresso, diciamo, secondo me cioè, era ovviamente dovuto, ma è servito proprio anche a ribadire questo concetto, cioè, anzi, a sollecitarlo ulteriormente, nel senso che la Cina oramai da diversi anni continua a parlare di Taiwan come diciamo, isola appartenente alla Alla Cina Cina, nazionalista. certo. Però potrebbe diventare un fronte per il mondo intero molto molto caldo. Quindi io Beh, farei il focus su. lo diciamo sempre molto semplicemente che è la Cina che è diciamo, il paese che rischia di scombussolare veramente l'ordine mondiale, no? Quindi sì, è arrivata la replica di Taiwan, ha detto che non considera possibile nessuna ipotesi di compromesso, però bisognerà insomma vedere che cosa deciderà poi di fare Xi Jinping di fatto. E questo lui ha fatto un appello all'unità su tutto. Mi pare che non ci sia, come hai detto tu, un'unità totale, però poi mi fermo qui. Insomma, sappiamo che la Cina, cioè insomma, qual è il modus operandi della Cina, punto. Insomma, secondo molti il problema non è la Russia, ma è la Cina. Fatto Appunto. un po' parte di questa categoria di persone che ritiene che i problemi al mondo potrebbero venire da qualche colpo di testa della Cina. Ok, speriamo di no. Allora, visto che abbiamo chi ovviamente chiamato in causa anche l'America e visto che insomma, ci sono state tensioni tra Cina e America, andiamo verso le elezioni di midterm, quanto rischia Biden secondo te in questo momento storico? Ma almeno a sentire le ultime sembra che rischi di più di quanto potesse rischiare soltanto un mese fa. Qui è entrato nella campagna elettorale il problema immigrati, è entrato prepotentemente il problema immigrati, ed è un problema che sta un po' monopolizzando la campagna elettorale, negli Stati Uniti. Quindi adesso Biden è un po' in difficoltà, probabilmente un mese fa non lo era, e invece ora è abbastanza in difficoltà perché, vabbè, gli stati, sappiamo, conosciamo gli stati democratici e gli stati repubblicani, però adesso ci sono degli stati democratici per cui non è semplice riconfermare diciamo i loro politici. Ecco, qui si rischia di avere Biden, cioè un democratico, alla Casa Bianca, e avere il congresso invece a maggioranza repubblicana. Quindi è un rischio per Biden veramente molto forte in Quello questo momento. che, rischia di più è di perdere il Senato, quindi di dover affrontare gli ultimi 2 anni, diciamo, con un bel pezzo in me un po' zoppo, ecco, mettiamola così, no? Con i repubblicani più forti in termini numerici e chiaramente con un'opposizione che preparerebbe il terreno per la campagna presidenziale del 2024.
In effetti io, Manuela, trovo curiosa questa democrazia americana, nel senso che già il presidente ha un mandato abbastanza breve, insomma, penso il più breve di tutti, 4 anni. 4 anni, certo. 4 anni. In più, ogni 2 anni, cioè all'interno, diciamo, del suo mandato, ha le elezioni di medio termine che possono sconvolgere il Parlamento. E quindi è come se potesse, diciamo, governare per i primi 2 anni, poi dopo. Beh, ma è una. Da noi funziona che crolla il governo, andiamo a elezioni o poi c'è un rimpasto, eccetera. Non è, domanda veramente, cioè, per capire cosa ne pensi, non è la democrazia che effettivamente dopo 2 anni mette alla prova, no? Un presidente, peraltro parliamo del presidente degli Stati Uniti d'America, non è che parliamo del presidente di un piccolo stato, quindi intendo dire, cioè, non è giusto? Mi chiedo, lo Sì, chiedo a voce allora, alta, sì. certo, vediamo anche il rovescio della medaglia di questo. Cioè, da una parte, giustamente quello che dici tu, dall'altra parte prendiamo l'esatto contrario, la Sì. Cina che fa piani quarantennali perché è Vabbè. un presidente che può dire tra qui e 5-10 anni ci sarò ancora io. Insomma, essere continuamente pressato dalle elezioni probabilmente non è cioè è simbolo di democrazia, mettiamo più si vota, più c'è democrazia, però per chi deve governare è un problema. Quindi non lo so, cioè, hai ragione, ma io vedrei anche l'altra faccia della medaglia, ma ovviamente questo vale per i democratici come per i repubblicani, Certo, naturalmente, non è che assolutamente. avvantaggi uno o l'altro, però essere continuamente così, adesso si sta parlando di queste elezioni di midterm che obiettivamente possono cambiare la politica dei prossimi 2 anni del presidente. Quindi, e poi tra 2 anni, nuove elezioni presidenziali. Non lo so, io sì, vedrei da una parte la democrazia, ma vedrei da una parte anche la governabilità, che è cosa alla quale bisogna dare il giusto peso, insomma. Ok. Allora, beh, stiamo parlando di Stati Uniti d'America, dollaro, l'argomento che peraltro vede anche una domanda del nostro telespettatore. Intanto noi abbiamo messo perché il dollaro rimane così forte, perché di questo si tratta, il super dollaro. E invece Carlo dice, se vedi Giancarlo un futuro crollo del dollaro e da cosa potrebbe essere causato e quindi se dovesse crollare, insomma ci sono tante ipotesi, quindi è difficile rispondere, però insomma quali scenari potrebbero verificarsi? Allora, è un argomento che ultimamente ho trattato perché secondo me è veramente giunto a livelli che non si vedevano da tantissimo tempo. Quindi, allora, chiariamo, ci sono tutte le motivazioni perché il dollaro aumenti, insomma, o sia aumentato nell'ultimo tempo. Poi, come al solito, secondo me, quando si superano certi livelli, bisogna anche così, fermarsi un attimo e dire d'accordo il super dollaro, d'accordo l'aumento dei tassi negli Stati Uniti, d'accordo che l'economia negli Stati Uniti comunque va meglio rispetto a quella di altre zone del mondo. Insomma, tante d'accordo che non sono toccati dal problema energetico, loro, beati loro, cioè tutte queste motivazioni che portano il dollaro ad apprezzarsi. Però quando arriviamo a 148 e rotti, oramai non so, tra un po' arriviamo a 150 con lo yen e a 96-97 con l'euro. E io mi chiedo, ma non stiamo esagerando, cioè voglio dire, il dollaro ok, forte, ma non è che l'economia americana possa continuare ad avere un dollaro così forte, perché chiaramente le merci americane vanno insomma Certo. fuori mercato, no?
Quindi, non lo so, io, a me sembra che sia veramente eccessivo questa forza del dollaro, quindi mi aspetto un suo ridimensionamento. Il Magari con le, con, quello. magari con il voto di midterm, di medio, di mezzo mandato? Sì, anche, può anche essere quello. Con il fatto che non vedo il crollo, ecco, però un ridimensionamento sì. Non vedo il crollo perché al momento, cioè capisco che la debolezza che hanno l'Europa, la Cina, la stessa Giappone, poi non ne parliamo, e quindi il crollo del dollaro non lo vedo, però a me sembra che sia andato oltre ogni limite, quindi un ridimensionamento, sì, ritornare perlomeno sulla parità l'euro e ritornare. Dico su valori normali, intorno ai 110-120 nei confronti dello yen. Eh Ecco. sì, perché poi appunto noi parliamo ovviamente di euro-dollaro, però abbiamo parlato anche della Cina, del mercato asiatico in generale, insomma abbiamo lo yen che peraltro era bene rifugio, adesso l'unico bene valuta rifugio è il dollaro in questo momento chiaramente. Perché... Va bene, Giancarlo, che vogliamo dire in chiusura? Siamo in chiusura? Beh, che appunto l'aveva già detto Andrea prima di me, stiamo un po' sempre lì a guardare cosa fanno queste banche centrali, perché obiettivamente io che sono stato uno di quelli che diceva bisogna ritornare ad avere tassi normali. E comincio a dire che bisogna anche guardare all'economia, quindi io mi auguro Perché così rischia l'economia di essere affossata veramente, perché è un bel problema. sì, perlomeno rallentare questa corsa all'aumento dei tassi, ecco, perlomeno raffreddare questa corsa qua, Farla in ecco. modo un po' più graduale, diciamo così, no? Perché essendo arrivati un po' in ritardo, forse poi diciamo, si è avviato questo iter in modo un po' più... veloce, però effettivamente la situazione è preoccupante. Va bene, vedremo nelle prossime riunioni, appunto, fine ottobre, BCE, inizio novembre, Fed. Grazie a Giancarlo Marcotti, troverete questa puntata come sempre on demand sul nostro sito lefonti.tv e sul nostro canale YouTube e poi c'è Finanza in Chiaro, il canale di Giancarlo dove potrete trovarlo tutti i giorni. Grazie mille Giancarlo. Grazie a te Emanuela e come di consueto un saluto a tutti gli ascoltatori. Alla prossima settimana.